Natalie Portman, una delle attrici più apprezzate di Hollywood sia dal pubblico che dalla critica, mette da parte l'immagine da star per regalare un sorriso ai bambini malati di SLA, testimonial della campagna Vitra Lilin che si occupa di sostenere i bambini, ma anche le famiglie dei piccoli malati di SLA. Natalie Portman ha fatto visita ai pazienti del reparto pediatrico di Los Angeles trascorrendo con i bambini alcune ore e regalando loro un momento di svago. Mi sono sentita così fortunata ad incontrare così tante persone incredibili, scrive l'attrice, grazie a tutti i bambini, ai genitori, ai medici e infermieri per avermi accolta con così tanto calore. Ha aggiunto la storia di Hollywood condividendo su Instagram alcune foto scattate insieme ai piccoli pazienti. Natalie Portman torna con Cynthia per Skype. Natalie Portman sta per tornare al cinema nei panni di un ex astronauta, si intitola Lucy in the Sky, il film di cui sarà protagonista e che è ispirato ad una storia vera, quella di Lisa Nova che ha la sua storia con il collega William Hurt. Nella pellicola, Natalie Portman veste i panni di Lucy Cole, astronauta che, dopo una missione nello spazio, torna sulla Terra perdendo contatto con la realtà. Si allontana così dalla sua famiglia e intraprende una relazione extraconiugale con Mark Dooley. La relazione clandestina metterà a dura prova il personaggio interpretato da Natalie Portman che, oltre a dover mentire per non farsi scoprire, assumerà connotati drammatici quando scoprirà che il suo amante, a sua volta, ha un'altra relazione clandestina con un giovane cadetto, Erin Zatziewicz. Il cast, oltre alla Portman, vanta nomi importanti come Dan Stevens, John Penn, Ellen Burstyn e Zatziewicz.